Ciao ragazzi, da come avrete capito dall'introduzione del video, questa sera sono andato in una cantina a fare non indagine, non esperimento, ma bensì una sessione di metavisione. Oggi ho preparato una sessione di metafonia con acqua in bagno, dove poi analizzerò tutto il materiale. Questa sera in più mi porterò anche la griglia laser, vediamo se esce qualcosa. Non starò tanto come al solito, voi sapete che di solito le indagini partono da mezz'ora anche fino a 6 ore. Non mi porterò la pallina, porterò solo K2 e la griglia laser e la videocamera infrarossi. Adesso metto in visione la ciotola d'acqua, per chi non lo sapesse dove bisogna fare piccolo video e scuotere un pochettino la ciotola. Facendo così si apre un piccolo canale verso il loro mondo, il mondo degli spiriti, dove loro possono solo affacciarsi e nient'altro. È la stessa cosa con la sessione di metafonia con acqua. Si possono sentire le loro voci, un po' come fare registrazione dei gruppi. Sono due sessioni non pericolose, ma sconsiglio di farle a chi non l'ha mai fatto e non ha ancora pratica nel mondo del paranormale. Per quanto riguarda il resto, adesso scendo sotto e vediamo un attimino. Visto i risultati dell'esperimento precedente, come avete visto, ci sono stati ben 17 gruppi molto interessanti. Ho deciso qua stasera, su consiglio di Barbara anche, e dei nostri amici Rip Ghost, che saluto. Ovviamente saluto tutti i membri del gruppo. Niente, adesso questo chiudo qua e ci vediamo poi giù in cantina. Bene ragazzi, mi trovo in bagno. Fra poco inizierò la sessione di metafonia con acqua. Fra poi dopo scenderemo in cantina e svolgeremo una sessione di metavisione. Oggi ho preparato tutto, userò la tua videocamera perché fa anche da registratore vocale, ok, e K2, ok, questo, ok, l'avevo già acceso. Cosa ho messo la metafonia con l'acqua? Vuol dire che molto strano, ragazzi. Ok, aspetta, ci ho fatto un border. Questa sera ho cercato di fare una protezione con il palo santo. L'ho messo a me, l'ho messo in casa e l'ho già sparso qua in bagno. Scusate se mi inceppo. Bene, adesso apriamo un pochettino l'acqua. Basta. Leggiamo la camera. Adesso passiamo solo un po' l'intensità della luce, ok, adesso vediamo un po'. Ovviamente questo esperimento non l'ho mai fatto, ragazzi. Vediamo un po' se ovviamente dopo avanzerò. Bene ragazzi, sono in cantina, adesso cominciamo a fare la sessione di metavisione. Come vedo prima in casa ho fatto la sessione di metafonia, sempre con l'acqua. Scusate ma devo accendere anche il palo santo.
abbassiamo l'intensità della luce. Ok, questo dovrebbe fare, ci può dare un po'. Non so cosa sia. Ok, che problema c'è qua. Ciao a tutti, so che siete contenti e io due volte che sono venuto qua ho sentito una voce che mi ha detto che cosa stai facendo. Beh, io non vi voglio presentare, mi chiamo Diego, sono qua per comunicare un po' con voi se avete voglia. Qua per terra c'è uno strumento che si chiama K2. Se volete avvicinarvi, farò scendere. Quello che chiedo non è tanto di comunicare se non avete voglia, solamente farvi vedere, farvi piacere vedere cosa si vuole. Dovevo fare il testo, non so cosa sia. Toccato. Bene, qua c'è. Proviamo. Allora, se non avete visione, ragazzi, sono in pochi secondi, facciamo 30 secondi di video, vediamo se non so se può funzionare. Se va bene questo tipo di comunicazione potete farvi vedere. Si è appizzato per videocamere, non so se riusciamo. Ok, una quella. Qua c'è la griglia laser, ovviamente il registratore vocale e il K2. So che. Ok. Ok, non è, doveva essere proprio l'indagine vera e propria. Come vedete prima, in casa ho fatto già la sessione di metafonia con acqua, dopo analizzare il materiale e analizzare quello. E facciamo un giro, facciamo lavorare le videocamere e ci facciamo un giro. Facciamo un altro piccolo esperimento, ragazzi. Proviamo a fare una piccola sessione di esperimento di fumo.